Sono oltre 10 milioni di euro messi a disposizione per l'edilizia scolastica. Riguardano questi interventi manutentivi che coinvolgono 16 scuole, scuole superiori della provincia di Teramo, praticamente tutte, e non ci siamo fermati qui, siamo andati oltre anche con il rifacimento della pavimentazione dei piazzali e dei parcheggi. Inizieremo su due scuole, l'Alessandrini e la scuola di Roseto, e poi andremo avanti anche su altre 5 scuole, anche per ridare lustro e decoro a quelli che sono gli ambienti scolastici. Ci sarà necessità di trasferimento degli studenti nel mentre di questi lavori? No, abbiamo avuto un'accelerazione, per questo ringrazio il lavoro fatto dagli uffici, per consegnare le opere proprio durante il mese di luglio, affinché i lavori potessero terminare entro settembre, per evitare di interrompere l'attività didattica. Parliamo di lavori che verranno fatti su tutte le scuole, su moltissime scuole provinciali, parliamo di manutenzione straordinaria, cito alcuni insomma dei lavori, il Marie Curie di Giulianova, la palestra del Comi qui a Teramo, dove c'è veramente bisogno di restituire a questa scuola uno spazio adatto per le scienze motorie. Ci siamo prodigati affinché i lavori potessero iniziare il prima possibile, li consegneremo il 20 luglio, ci sarà la consegna ufficiale, e quindi incrociamo le dita, ma dovremo riuscire per l'apertura di settembre a restituire la palestra al Comi. Abbiamo poi tanti altri interventi, cito a braccio il Levi di Sant'Egidio, dove siamo già operando per il rifacimento del piazzale e per alcune opere interne, così come per il Peano di Nereto e al Saffo a Roseto. Molti di questi lavori, delle 16 opere che sono elencate, sono già stati consegnati, altri saranno consegnati nei prossimi giorni. Abbiamo dato un'accelerata decisa alla manutenzione straordinaria delle scuole. Accanto a questo tipo di interventi poi parliamo di opere più consistenti, che danno una visione diversa anche all'assetto dell'edilizia scolastica provinciale. Parliamo ad esempio dell'ampliamento del liceo Curie di Giulianova, che è andato in gara, e la gara sarà alla scadenza per la fine del mese di luglio. I lavori devono essere affidati entro metà settembre, un intervento da 2 milioni e mezzo di euro che abbiamo deciso di accelerare perché c'è bisogno di risolvere certe situazioni nelle quali tutte le scuole della provincia di Teramo versano, ma da febbraio a oggi in 5 mesi abbiamo cercato di tornare a livelli di regime, insomma, che competono alle scuole provinciali della provincia di Teramo.